Buongiorno a tutte e a tutti. Siamo a Borgo Manero, nella casa del professor Eugenio Borgna, psichiatra, un volto, una persona molto conosciuta. Professore, io sono sinceramente imbarazzato, non lo nascondo, di essere qui con lei perché chi ci sta vedendo sicuramente riconosce in lei un punto di riferimento, un grande professore, ma anche un grande uomo di grande studio, di grande umanità. E allora questa chiacchierata che facciamo così, in un modo anche molto familiare, la facciamo proprio per vedere se riusciamo a fare arrivare nelle case di tante persone una parola anche di vita, di speranza. Poi magari diremo alla fine un'altra parola di tenerezza. E partiamo da un legame che un po' ci unisce. Qui siamo a Borgo Manero, negli anni 40, credo 44, lei un bambino, un ragazzino, con i suoi fratelli e la mamma, sfollati in un piccolo paese sulle sponde del Lago d'Orta, frazione di Cesar che si chiama Grassona, e in questo momento il parroco di quel paese sono io. Allora c'era Don Giovanni Vandoni. Che cosa ci può dire di quegli anni della sua infanzia? Perché siete scappati, rifugiati a Grassona? Grazie, Don Renato, delle parole troppo belle, le sue lo sono sempre, generose e anche in qualche modo vanno al di là di quella che è stata e continua ad essere in qualche modo una presenza psichiatrica. Le parole che lei ha detto comunque mi commuovono profondamente. Sono io che la ringrazio molto sia di questo invito sia anche della testimonianza sacerdotale, certo, ma anche umana che lei riesce a generare, ad accompagnare alla sua vita, alle sue parole, ai suoi gesti. Sono cose che dico perché le sento, sono assolutamente incapace di parlare se non dicendo le cose che ho nel cuore e che comunque mi consentono anche, se vuole, anche se non ci fossimo conosciuti, basta uno sguardo, un silenzio, perché in psichiatria si faccia una diagnosi, basta un sorriso, una lacrima, per portarci nel cuore delle persone che stanno male e che magari desiderano morire. Il tema del suicidio è anche uno dei grandi temi di cui mi sono sempre occupato, anche se non mi è mai accaduto di seguire pazienti che poi si suicidassero, ma ho seguito pazienti che intendevano farlo. E allora questa premessa direi si aggiunge a quella che abbiamo ascoltato. Grassona, un paese, una montagna incantata, potrei dire, come il titolo di uno dei grandi romanzi di Thomas Mann, che cominciavo a leggere già in età giovanissima, perché mio padre ci inondava di libri e che andava a prendere, Quirignana anche, e anche i grandi romanzi tedeschi e anche russi. Li devo a lui che ce li portava da Milano dove andava. Allora, montagna incantata, da Borgo Manero a Grassona, non io, una mia sorella, in bicicletta.
perché non sapevamo come raggiungerla. Mio padre, che è sempre stato antifascista, era poi entrato nella resistenza. E allora i tedeschi in quel momento cercavano di lui, sono entrati, lo ricordo come se vedessi adesso, una memoria essenzialmente visiva, per cui rivedo le cose che sono accadute come se stessero svolgendosi adesso. Una notte, quindi eravamo in quegli anni, 13 anni i miei, e poi 11, 9, 7, Riccardo aveva sì, 2 anni e mezzo, entrano nella stanza in cui stavo dormendo con mio fratello, un ufficiale tedesco con qualche suo accompagnatore. Entrano, mi svegliano, conoscevo un po' di tedesco, ho potuto salutarlo, quindi salutarlo per modo di dire, in tedesco. E allora questo ci ha salvati, nel senso che quella che doveva essere una perquisizione non c'era mio padre in casa, ma c'era un di Dio, Alfredo di Dio, che moriva poi in Sì. Valdossola. Comunque, ecco, se ne sono andati, grazie al fatto che abbia Dire potuto qualche parola in dire tedesco. comunque. Hanno capito mia madre soprattutto che non si poteva più stare a Borgomanero perché altri tedeschi sarebbero arrivati, non così gentili come è stato quello che entrava a casa nostra. E allora Grassona mi sembra che sia stata scelta solo perché essendo noi legati a Don Giovanni Vandoni ci siamo sentiti proporre da lui come sede alternativa per Borgomanero proprio questo piccolo villaggio, Sì. ma dai colori smaglianti e anche dal silenzio e dalla tenerezza straordinarie, non solo indicandoci Grassona, ma appunto anche Trovando una casa per andare. trovandoci una casa bella, ospitale, e lì siamo rimasti alcuni mesi, 6 o 7 mesi, con Don Giovanni che a volte ospitava qualche giovane resistente nella parrocchia che ha Sì. questa, Nel non so come si sottotetto chiama, ecco, della parrocchia di San sì, Pietro e Paolo di Grassona. quindi di quegli anni soprattutto il senso di solidarietà, certo, di chi abitava a Grassona, ma anche con qualche ansia, perché avevano Certo. intuito, capito, senza mai comunque che si contattassero come fossero profughi, che venivamo dalla grande pianura, a malapena conoscevano Borgomanero. Sono stati mesi, ricordo, in cui Don Giovanni accresceva le sue presenze in parrocchia, per cui ci ha proprio accompagnato, soprattutto ha accompagnato le mie sorelle e i miei fratelli che erano poco più di bambini, con la sua parola, mi sembra di vederlo, la sua gentilezza e il suo sorriso. Sono mesi comunque che ho trascorso, accompagnati anche, questo l'ho scritto, dal suono delle campane della chiesa, perché la casa era proprio a fianco Certo, della certo. chiesa e queste campane, queste sì,
ci accompagnavano a volte anche nella notte, svegliandoci, questo sì, ma in qualche modo accrescendo la nostra attenzione e cercando di evitare pericoli che sarebbero stati senza dubbio catastrofici, perché cercavano mio padre e comunque avrebbero potuto benissimo arrestare noi, chiedendone poi il ritorno a mio padre. Sono mesi comunque che la memoria fa rivivere, mesi con la Godosta, con Negro, con questi paesini di una grazia e certo, di una luce anche in interiore che ci hanno aiutato moltissimo. Mia sorella appunto in bicicletta scendeva da persona e veniva qui da persone amiche. Senta, facciamo un salto e dalla guerra di quegli anni arriviamo a questi giorni e la coinvolgiamo proprio con la sua professionalità ma anche umanità. In un'intervista rilasciata alla Stampa di Novara qualche giorno fa, per tornare proprio ai nostri giorni, la guerra, Putin, l'invasione dell'Ucraina, lei ha detto: non dite che Putin è un pazzo. Ce lo può rispiegare brevemente? Perché si sente dire molto questo. Intanto comunque, come le dicevo, pazzia è una parola da cancellare. Le parole sono creature viventi. Dovremmo ricordarcelo sempre, che le parole possono ferire più che non quelle fisiche, perché lasciano tracce che non si cancellano. Molto meglio Thomas Mann, l'autore della Montagna Incantata, diceva che si salvano comunque soprattutto le parole musicali. E allora follia, senza dubbio, la sua storia e anche la sua risonanza emotiva è una parola che dovremmo sempre usare, mai ricorrendo a pazzia, che in sé già questo disprezzo per chi, fra l'altro, conosce bene la follia, sapendo che ci sono nella follia sensibilità, valori che nella vita normale, tra virgolette, non ci sono più. Questa definizione che è stata data da un grande poeta romantico tedesco della follia come sorella infelice della poesia coglie qualcosa di essenziale in quelle che noi consideriamo invece come esperienze lontanissime da condannare, da rifiutare. I valori che io ho riscoperto nei lunghi anni in cui sono stato nel manicomio di Novara sono comunque risonanze che mi portano ancora oggi a rivedere quanta gentilezza, quanta tenerezza, quanta capacità di ascolto ci fossero e continuano a esserci in questa area che invece la parola di pazzia uccide prima ancora che non si definisca quali siano i contenuti, come una follia ci possa a volte accompagnare in vita, perché follia è una parola vastissima nel quale rientrano anche le esperienze della tristezza, della malinconia, del dolore dell'anima, che sono, come lei sta ascoltando, che sono connotazioni di questa che chiamiamo follia, ma che ha dentro di sé queste fiammelle di luce che nella vita normale
le persone normali hanno perduto o non hanno mai avuto. Le parole, allora, se c'è una cosa che vorrei che rimanesse del nostro colloquio, oltre alle cose che dice lei, che dirà lei, è questa. Ricordiamoci del peso, del potere che le parole hanno, della terribile capacità distruttiva che le parole sbagliate, le parole violente di per sé, le parole che non nascono dal cuore, le parole fredde e aride come ghiacciai sono invisibili, portatrici di violenza. Nella quale siamo immersi, don Renato, a volte dal mattino alla sera. Ricordiamoci che le parole dunque vanno sempre considerate come dotate di una enorme, immediata capacità di influenzare le persone con le quali parliamo. E allora, mai comunque la follia di Putin, ma semmai la sua normalità patologica, che è quella nella quale viviamo o comunque molti di noi vivono, senza avere i poteri immensi che ha il presidente della Russia. Sto seguendo sentieri che si aprono e si chiudono, don Renato, d'altra parte anche nei miei libri, come lei sa, gli sconfinamenti da un tema all'altro sono quelli che mi consentono a volte di ripetermi, ma cambiando le parole con le quali noi descriviamo le azioni, i fatti, gli ascolti che abbiamo con gli altri, ne cambiamo anche, ne rinnoviamo anche il loro contenuto e la loro capacità di influenzare le parole. Di un medico sono sempre parole pericolosissime, perché ancora oggi, anche in psichiatria, l'idolatria della diagnosi, cioè delle parole tecniche, finisce con l'accompagnarsi ad ansia, angosce tali che poi perdurano al di là della malattia, che può anche scomparire. Un grande oncologo francese ha scritto appunto un libro qualche anno fa in cui diceva: noi oncologi, cosa che io dico anche noi psichiatri, soprattutto noi medici di base, noi chirurghi, ricordiamoci che le parole che diciamo agli altri possono essere vascelli, zattere sulle quali salire, ma possono anche essere abissi che si aprono in chi ascolta e che non dimentica. Le parole creature viventi, senza metafore, senza immagini, la psichiatria non sta in piedi, ma senza immagini, senza metafore, anche le parole bellissime di Don Renato, che leggo anche sulla Rocca, se non avrebbero il fascino e anche la capacità di irradiare ascolti, e riflessioni, e meditazioni che se hanno. Le parole allora, basterebbe questo a contrassegnare il nostro dialogo, ripensiamo sempre alle parole che diciamo, riflettere significa guardare dentro di sé, quante volte lo facciamo, non lo so, anche se non potremmo essere di aiuto agli altri, non potremmo dire parole che abbiano senso, non potremmo essere di aiuto agli altri se non siamo inclini o comunque se non siamo consapevoli del fatto che il cammino misterioso, diceva Sant'Agostino, porta alla nostra interiorità e la vita interiore,
dove c'è la verità, non ogni altra forma di espressione che non sia questa. E allora guardare dentro di sé, non spaventarci, e questo è uno dei motivi per cui rifuggiamo dagli sguardi all'interiorità nostra e all'interiorità delle persone con cui ci confrontiamo. Quante incomprensioni, quanti rifiuti, quanti a volte anche suicidi avvengono proprio perché le capacità di analisi interiore che hanno le persone fragili corrispondono a quella invece fredda, arida, glaciale, che contraddistingue, ahimè, quella che chiamiamo normalità e che non sempre ovviamente, ma insomma è più esposta ai rischi che invece chi è fragile non correrà mai. La fragilità come analisi di sé, la fragilità come percezione della debolezza degli altri, la fragilità anche, e poi mi fermo in questo mio dilagare lungo sentieri, anche come comunione. Comunione, perché ogni persona fragile, ha scritto un altro grande scrittore austriaco, von Hofmannsthal, la fragilità è la nemica mortale della violenza. Se fossimo fragili, diceva, e in qualche modo cerco di dire anch'io, la violenza scomparirebbe dalle nostre vite e anche e soprattutto dalle vite di chi oggi ha un potere assoluto, come lei vede, come lei sente. Il discorso in psichiatria è sempre fatto di svolte e di associazioni. D'altra parte, la realtà delle parole cambia non solo in rapporto alla capacità che noi abbiamo di riviverle come espressione dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni. Diamo un'enorme importanza alla razionalità, un'enorme importanza alla ragione, Pascal lo ha scritto una volta per tutte, e poca importanza ai sentimenti e alle emozioni. Se i miei libri hanno avuto come loro leitmotiv costante qualcosa per cui qualcuno li legge e che sono sgorgati da questa constatazione rovente che in manicomio la gentilezza, appunto, la gentilezza e la tenerezza siano state più palpitanti di vita. E allora anche la fragilità, che in genere viene tradotta con debolezza, perdendone però il valore semantico, ma il valore anche di vita che hanno le parole, così come dicevamo prima, passare da pazzia a follia significa togliere una spina nel cuore di chi già rivive la sua solitudine. Solitudine, che è un'altra parola tematica della psichiatria. Se si è fragili si rischia di essere soli, ma si può essere soli e si è soli anche in mezzo a folle immense o a volte anche in gruppi familiari nei quali non si parli, non ci si ascolti, non ci si guardi. Lo sguardo anche come comunicazione, anche lo sguardo è il sorriso. Un fiume in piena, spero di non essere uscita dagli argini. No, io la ringrazio. E allora? Davvero, poi chi la conosce, chi ha letto tutti i suoi libri, sa che il leitmotiv, il filo rosso che c'è
nei suoi testi legati alla sua esperienza è proprio questo. Sì, esperienza, se sì. Non chiedo troppo, penso che molti che ci stanno seguendo siano anche genitori, accennavamo prima di accendere le telecamere, questo tempo della sofferenza di tanti giovani, forse la pandemia, forse altri motivi, adesso anche forse la paura della guerra, la mancanza di speranza, forse tanti chiusi nelle proprie stanze, la mancanza di relazione. Cosa ci può dire, proprio sapendo che le parole hanno un peso, come ci diceva lei, una zattera di salvataggio per tante situazioni? Oppure abissi. Abissi, è certo. Che magari sono qui davanti a noi, come sono, come nella vita, senza vederli, senza intravederli. Oh, intanto grazie anche di questa domanda. Uno degli aspetti comunque che più contrassegna, o che comunque che contrassegna la vita adolescenziale, è il fatto che questo suo essere fragili viene considerato come handicap, per cui giovani, adolescenti, anche dotati di grandi capacità di accoglienza, di interpretazione, di vita, nel momento in cui sono timidi, nel momento in cui nelle scuole la timidezza non viene colta, anche questa come segno di nobiltà, come segno di ricchezza umana, ma viene invece rappresentata soltanto sul piano della razionalità, per cui se sei un giovane, un adolescente timido, balbetta, oppure qualche volta non riesce ad esprimere fino in fondo i propri sentimenti, viene bandito dalla scuola. E allora le parole che vengono dette da chi insegna, le parole che vengono dette anche dai genitori e i propri figli, dovrebbero sempre tenere presenti come lampade sempre accese, anche quella di considerare le fragilità degli adolescenti come un valore autentico e non come qualcosa per cui non valga la pena di ascoltare, di interpretare e di accogliere. E allora la prima risposta che darei è questa: non scambiamo, come spesso accade, la fragilità degli adolescenti, la loro timidezza, la loro tenerezza, per segni di defaillance. La prima cosa. La seconda, come possiamo, sia pure disperatamente, cercare di immergerci, ma è un passo decisivo, in quella che è la vita affettiva, in quelli che sono i sentimenti, le emozioni che vivono i giovani, gli adolescenti, con i quali noi anziani o anzianissimi entriamo in una relazione che può essere creatrice, oppure invece portatrice di angosce e di disperazioni. E allora la fragilità è una dimensione emblematica della giovinezza e dell'adolescenza, perché si aprono dinanzi a questa che è la vita più bella, certo, si aprono abissi da una parte in cui si può precipitare, oppure mari aperti, sconfinati, l'azzurro che c'è nel mare o che c'è anche a Cesara Grassona dovrebbe essere, ecco, una seconda riflessione. Non pretendiamo dagli adolescenti che rispondano, nel giudizio che abbiamo di loro, di criteri razionali, di criteri che non tengano conto dei vulcani
di emozioni che ha la giovinezza e che ha l'adolescenza. E allora razionalizzare, ricondurre il significato delle adolescenze appunto sul piano di quelli che sono i criteri che gli adulti hanno, criteri che partono anche necessariamente dalle scuole, perché per chi insegna comunque, se non ci sono grandi doti psicologiche, la psicologia poi è qualcosa che non si insegna, senza dubbio, ma comunque tutti siamo un po' psicologi, se vogliamo cogliere dalla vita che ci circonda quelli che sono gli aspetti essenziali. Vorrei anche dire, tutti dovremmo essere un po' psichiatri, perché ascoltare gli sguardi, ascoltare le parole che poi un sacerdote ascolta interrottamente, ascolta i fatti che vengono descritti, ma l'anima con cui questi fatti sono accaduti, senza dubbio, non parlo certo della trascendenza che oltrepassa ogni limite, ma sono anche una forme di espressione alla quale anche un sacerdote dovrebbe sempre essere sensibile, senza dubbio Don Renato lo è. E poi il Papa Francesco ha certo sconvolto il linguaggio, le parole, al di là delle cose che sta facendo, ma la sua grande rivoluzione sembra proprio essere quella delle parole, del linguaggio delle parole, mi sembra che l'abbia detto, e dalle parole che cambiano, cambia anche la crudeltà oppure la capacità di accogliere anche azioni apparentemente aggressive, preferisco anche qua aggressività più che non violenza, anche se il significato delle due non cambia, anche qui follia-patria, secondo me anche aggressività, parola anche più ampia dal punto di vista semantico, parola se vuole meno crudele che non quella di violenza, che pure a volte certo è tale, per cui non possiamo se non chiamarla così, ma molti gesti di apparente violenza sono gesti aggressivi, ne parlavamo prima con Don Renato. Per cui a volte l'aggressività è l'espressione della propria debolezza, delle proprie angosce, delle proprie paure. Anche paura è una parola sconfinata. Georges Bernanos, questo grande scrittore francese, I dialoghi delle Carmelitane, li leggo e li rileggo sempre, ha anche scritto che la paura non ha occhi, la paura non ha sguardi, la paura non ha relazione, la paura ci chiude, ci chiude in una torre, isolandoci da tutto quello che accade dentro di noi. Certo, ci sono paure che si possono comprendere, come quelle che ci hanno accompagnato nella pandemia, che ha sconvolto modelli di vita, di comportamento e anche di interpretazione della vita. E paure invece che nascono dalla mancanza di coraggio. Coraggio, Don Renato, è un'altra parola poco forse oggi circolante, ma già Nietzsche aveva detto che senza coraggio non si riescono a fare cose le più significative che possiamo. E allora i genitori,
non confondere la timidezza, non confondere la fragilità con segni di debolezza, come segni di defiance, come paura della malattia, come ricerca senza fine di psichiatri o di psicoterapeuti che dovrebbero intervenire solo quando ce ne sia una dimensione. L'ultima cosa, certo, la pandemia ha dimostrato da un punto di vista psicologico che solo se si è, e poi tagliano, solo se si è in comunione con gli altri, si riesce ancora a realizzare qualcosa di significativo. Se invece ci chiudiamo dentro a questa solitudine, che non dovrebbe mai chiamare così, ma semmai isolamento, che sono due parole simili ma in realtà separate da abissi, si è isolati a volte anche nelle famiglie. E allora ai giovani, agli adolescenti occorre dare fiducia, anche la fiducia è una premessa a quella amicizia, che dovrebbe essere un'altra parola tematica che ci unirebbe, sacerdoti, genitori, sorelle, fratelli, nemici. Ecco, la psichiatria è fatta soprattutto di immagini, dicevo, di metafore, e allora la pandemia ci ha dimostrato come la fragilità porti a volte a tentare il suicidio. Non ci sono stati tanti suicidi, ma ci sono stati tanti tentativi di suicidio. I quali, beh, certo, si sono potuti curare e seguire, ma a volte l'incomprensione e la richiesta che medici, genitori, insegnanti, sacerdoti hanno, cioè quella di chiedere a chi non può dare gesti di coraggio. Comunque, se pretendiamo dai giovani, degli adolescenti, che facciano cose che noi riteniamo giuste, ma senza immergerci in un dialogo sconfinato con chi vive in questa età quanto mai vulcanica, è una delle riflessioni che anche i genitori che ci ascoltano dovremmo fare. Allora, mai ritenere che l'aggressività sia intenzionale, mai non cercare di cogliere anche nelle azioni che sembrano essere aggressive una disperata ricerca di aiuto. Questa richiesta di aiuto, don Renato, che lei coglierà, anche se la vostra, la sua, è una isola che si rispecchia in quella di Madre Canopi, ma comunque rivive di questo clima del lago che mi ha da sempre accompagnato, certo, proprio perché a 13 anni si fanno esperienze incancellabili e nuove. Senta, non avevamo concordato, ma io avevo portato due libri, perché abbiamo detto che oggi era il 19 aprile e domani, il 20 aprile del 93, moriva Don Tonino Bello, presidente di Pascristi, un grande amico e malato di tumore, e una lettera che ha scritto quando era malato aveva proprio questo titolo: Coraggio. Ah, proprio Coraggio. Lettera agli ammalati. Ah, e un altro librettino di una tenerezza, poi chiudiamo sul suo nuovo libro, è questo libro, Lettera a Giuseppe, La carezza
di Dio. Anche, okay. E credo che se le parole hanno un valore, in questo caso lo hanno davvero. Le lascio anche questo film che è stato realizzato, niente. L'Anima Attesa, ispirato a Don Tonino Bello, e questa è la rivista, la facciamo anche vedere, il Mosaico di Pace, che è stata fondata da Don Tonino Bello, che si chiama proprio Mosaico di Pace. Già la parola, speriamo, possa avere un senso. Soltanto due cose. Prego. La carezza è uno dei temi del mio libro sulla tenerezza. Infatti era questo che volevo farle dire. Sta per uscire. Sì, ma parlo della carezza. Della carezza, e l'arcivescovo di Parigi, per questa carezza, come lei sa, è stato destituito, pure dicendo che la nostra, cioè la nostra, è una testimonianza. Aspetti, mi dicono che la telecamera poi non vede il suo volto. E allora, carezza come tema. E poi coraggio, di cui abbiamo parlato prima, certo. E che io cito nei miei libri, perché Nietzsche, che non abbiamo mai citato, sul coraggio, ha scritto cose bellissime. E, ecco. Ci dica il titolo esatto di questo libro, poi chissà, magari quando uscirà questo libro lo leggiamo con attenzione, magari il poi titolo è Tenerezza. Tenerezza. Sì. Comunque, dove è nata la prima copia che mi arriva, l'editore, è per lei, quindi non lo prenda, lasci che io sono la raggiunga. Alcuni dei temi che lei ha fatto rigenerare nel mio discorso si ritrovano in questo piccolo libro, ma in cui si parla anche dell'arcivescovo di Parigi. Della e quindi carezza. È un libro in uscita adesso, fine aprile, A maggio. Non posso se non ringraziarlo infinitamente. Quando parlo non ho confini, ma di questo discorso. Siamo contenti di avere condiviso questa riflessione. Ripeto, con l'emozione che avevo all'inizio, ancora di più adesso, ma credo di esprimerle il grazie anche di tutti quelli che hanno seguito questa chiacchierata, questa riflessione, che è davvero una carezza dell'anima, e in un mondo di cattiveria, non so, di tutte le parole giuste o sbagliate che si usano, davvero abbiamo bisogno di questa tenerezza, e lei ce lo ha comunicato bene. Io la ringrazio a nome anche della nostra televisione, Vicio Azzurra TV, degli spettatori di Non di Solo Pane e di tutti quelli che in qualche modo la ascolteranno e ne avranno sicuramente un po' di tenerezza da conservare. Ne abbiamo davvero bisogno. Grazie al professor Eugenio Borgna. Grazie infinite.